Siamo con Paolo Domenico Solito, presidente del Rotary di Taranto, una bella iniziativa di volontariato qui a Lama. La zona è quella del sentiero dei poeti e degli artisti, via Mughetto, zona Cancello Rosso, giusto per intenderci, una azione di pulizia e di bonifica di quest'area meravigliosa, con un contributo generoso, appassionato, innamorato della città da parte di varie associazioni di volontariato. C'è evidentemente una Taranto che crede e lo dimostra. C'è una Taranto che pulisce innanzitutto e non una Taranto che sporca. Ricordiamo, in collaborazione con Chima Ambiente Amio. Con Chima Ambiente Amio, e noi siamo stati coinvolti dal Rotaract Club di Taranto, club da noi patrocinato, nato nel 1970, il nostro club, il Rotary, quest'anno compie 71 anni. Non siamo nuovi ovviamente a iniziative di ogni genere nel campo dei service sul territorio, e questo peraltro è un service tipico dei Rotary delle città costiere, quindi periodicamente quelli che hanno queste possibilità organizzano queste escursioni per pulire la costa, le spiagge. È un modo di darsi da fare direttamente, rimboccarsi le maniche, agire senza aspettare l'intervento da altri o senza starsi sempre a lamentare per quello che non funziona. È un esempio che vogliamo dare. Naturalmente è stata anche una bella giornata, il tempo ci ha assistito, perché col sole ci saremmo ridotti allo stato. La giornata, grazie al cielo, primaverile quasi, nonna fosa, ecco. E quindi è andato tutto per il meglio. Insomma, è una magnifica iniziativa che abbiamo fatto in collaborazione con altre benemerite associazioni, e questo è un piccolo segnale che noi diamo al territorio dell'amore per la città e di un senso di civiltà che va diffuso e difeso.